Esattamente, abbiamo installato centinaia di rinforzi, come ad esempio quello che vediamo in alto. Vedete la nuova trave accoppiata alle travi esistenti. Già quando venne inaugurato nel 1889 si trattava di un gioiello ingegneristico candidato oggi a diventare patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Ma nonostante l'età, il ponte San Michele è ancora un'opera fondamentale che collega due province, Bergamo e Lecco, e che quando venne chiuso 2 anni fa per una ristrutturazione radicale creò disagi a migliaia di residenti. È stato un danno enorme, in modo particolare pensiamo ai pendolari. Le persone praticamente perdevano circa 2 ore, 2 ore e mezza di tempo per il collegamento solo Calusco-Paderno. La ristrutturazione però sta per essere ultimata e dopo la riapertura della strada anche la ferrovia sarà riaperta, ripristinando la linea tra Bergamo e Milano per 50 treni al giorno. La ferrovia è ancora chiusa, ma ancora per poco, perché riapriremo il 14 settembre. Un lavoro di enorme complessità, con ponteggi sospesi a 80 metri di altezza e un costo di 21 milioni e 600 mila euro, 20 dei quali dal gruppo FS Italiane, i restanti da Regione Lombardia. In questo settore è in corso la verniciatura. Si può dire che i metodi utilizzati oggi per il restauro sono gli stessi delle lavorazioni del 1800. Assolutamente, utilizziamo la stessa metodologia, ovviamente con un'evoluzione dei materiali.